Analisi della partita, primo tempo non bene, secondo tempo benissimo. Già detto tutto, purtroppo il primo tempo siamo andati in campo guardando loro e se li guardi ti fanno male, come è successo. Meno male che ci siamo svegliati, abbiamo fatto una grande ripresa. La bacchetta magica di Baldini all'intervallo. No, non mi stare a dare queste cose qui perché dopo... Ho troppi poteri. No, so che tu mi stimi e quindi so che non mi prendi in giro, no, però non voglio... Non voglio parlare di queste cose, dico solo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo dal punto di vista dell'agonismo, dal punto di vista della voglia di ribaltare il risultato. Peccato perché la partita ormai era finita e la cosa che più mi dispiace è che quando abbiamo fatto il gol 2-1 bisognava insistere a giocare, come quando poi abbiamo preso il 2-2 che avevamo ancora un minuto e mezzo. E quello è l'atteggiamento. Poi se fanno gol gli dici bravi, però non devi abbassarti perché devi difendere. Si difende attaccando. Finché noi non faremo così saremo una squadra che vive di episodi e se episodi sono dalla nostra parte vinci, se no non vinci. Invece se giochi sempre a difenderti attaccando, poi gli episodi vengono dalla tua parte. Ecco, nel primo tempo la cosa che mi ha un po' sorpreso, la facilità nella ripartenza che ho definito in telecronaca organizzata della Torres. Meriti loro o demeriti del Pescara in quel primo tempo? No, intanto la Torres è una squadra molto organizzata, è una squadra che sa il fatto suo, è una squadra da prendere con le molle, però il secondo tempo il Pescara l'aveva messa nelle condizioni di loro di soffrirci e addirittura avevamo ribaltato il risultato con merito, quindi tanti complimenti alla Torres, però come ti ripeto non è che il Pescara, i ragazzi sono stati bravissimi, peccato perché in quei due minuti finali bisognava continuare a fare il Pescara come avevamo fatto fino a quel momento lì. Faccio una battuta io e poi domande da studio, perché l'allenamento di martedì era a porte aperte, quindi si può raccontare un aneddoto. L'ha detto a Ferraris: se fai così mi metti in difficoltà vedrai che ti faccio giocare. Ferraris l'ha fatto giocare e ha fatto gol. È quello che sapevo, che il dio del calcio, se sei una persona coerente, purtroppo l'errore che ho fatto io a fare il cambio all'ultimo i due minuti è una cosa che non faccio normalmente, però sentivo che tutti avessero bisogno di questo cambio, ma sicuramente è una cosa che cercherò di non far più quando siamo nei minuti di recupero, se non c'è uno con i crampi o uno che sta in terra, fare un cambio per fare un cambio non lo farò mai più. Quindi la cosa mi fa rabbia è che poi anch'io mi sono adeguato a quell'atteggiamento lì di difendere gli ultimi due minuti. Una domanda da studio, Massimo Profeto, Fabio Ferraresi. No, la domanda la fa Fabio. Io sulla partita avete già detto tutto più o meno. Volevo chiedere al mister una domanda su Cangiano, dall'alto della sua esperienza, visto il gran gol che ha fatto, però è un giocatore che secondo me ancora ha tanti margini di crescita, specie nei tempi di gioco, specie nel toccare troppo la palla. Pochi minuti prima del gol c'è stata una sovrapposizione dove lui non ha premiato il compagno. Non so se il mister è d'accordo su questo mio punto di vista sul ragazzo. Ma tutta la squadra deve crescere, non è che noi dobbiamo crescere, dobbiamo fare un qualcosa di straordinario, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Soprattutto quando abbiamo la palla dobbiamo diventare più pericolosi, dobbiamo essere più efficaci. Però la strada che abbiamo preso è quella giusta, perché il fatto di non mollare contro una squadra come la Torres e ribaltare il risultato vuol dire che i ragazzi ci hanno messo il cuore, e quindi quando ci mettono il cuore io li abbraccio tutti, indipendentemente dal risultato che si può tenere sul campo, anche se ora siamo amareggiati per questo pareggio, però come ti ripeto sono stati grandi, hanno fatto una partita, ci hanno messo il cuore, quello che vuole vedere la gente, e quindi faccio i complimenti ai miei giocatori. Chiudiamo così, prima di lasciare il tecnico Baldini, come li ha trovati Valzania e Tonin ieri? Al campo. Come stanno? Sono arrivati, si sono presentati, ma non potevano sicuramente essere della partita. No, assolutamente, ma stanno bene fisicamente? In settimana te lo dico, quando si allenano li vedo.